Hai detto bene, difficile da commentare. Il Siena ci ha preso a pallonate e ne usciamo strapazzati da una partita che pensavamo di impostare in maniera diversa. A tratti ce l'abbiamo fatta, però poi il valore tecnico è emerso in maniera eclatante e la squadra poi si è demoralizzata e purtroppo non volevo che finisse così e purtroppo abbiamo preso uno score un po' troppo così. È difficile, pesante da, poi da digerire. Ecco, il gol dopo 20 minuti è questo che ha un po' rotto gli equilibri da parte vostra. Ma alla fine la squadra ha giocato ancora, ha cercato, noi in questo momento abbiamo difficoltà a arrivare alla fase offensiva e quindi a proporre occasioni. Nel girone di andata riuscivamo sempre a tirare in porta, a avere opportunità, adesso è una manovra un po' più scontata, prevedibile, abbiamo perso un po' di fluidità e il reparto d'attacco in questo momento è un po' scollegato col centrocampo e quindi dobbiamo cercare di lavorare per ritrovare la nostra fluidità e il nostro dinamismo che per il girone di andata è stato un valore aggiunto. Ecco, a Siena ci metteste in difficoltà con una tattica, con una difesa molto alta e tanti fuorigiochi. Stasera non è riuscito. Ma no, anche perché non ne avevo gli interpreti oggi per poterlo fare. Ho adattato nei ruoli ragazzi come Nori e Cirillo che veramente sono stati eclatanti per l'impegno perché Simone Cirillo penso che abbia fermato Titone, l'unico che ha fatto secondo me una partita veramente di spessore. Però tutto il resto è andato un po' in sofferenza, soprattutto sul valore tecnico dell'avversario, su un taglio di Minincleri che non è stato assorbito. Abbiamo subito il primo gol e poi dopo la partita si è complicata cammin facendo anche perché il ritmo è calato, noi l'avevamo impostata per tenere i ritmi alti perché non siamo capaci a difendere e oggi penso che l'abbiamo dimostrato. Ecco, al di là del risultato clamoroso, il Siena come l'ha visto? Ma io ho tanti di quei problemi che adesso pensare al Siena, Siena l'ho visto bene, l'abbiamo visto tutti bene, quindi io gli auguro di vincere questo campionato perché ho visto che è una delle squadre più in forma, che gioca un buon calcio, che ha struttura e quindi nella categoria è un valore importante, ma io l'avevo già preventivato anche nel match all'andata, era una squadra che alla distanza sarebbe venuta fuori, così è stato. Mister, ha citato Cirillo, anche Nori a nostro giudizio ha fatto una buonissima prestazione. È che è un esterno destro, mancando Cesare, avendo Galli infortunato, e si è adattato in quel ruolo lì, abbiamo lavorato in settimana, è stato veramente bravo perché lui essendo veloce riesce a recuperare sulla velocità, sulla profondità e quindi la nota positiva di questa giornata è aver fatto giocare due ragazzi fuori ruolo che hanno fatto veramente bene. Ok?